Amici, buongiorno e benvenuti a una nuova giornata di lavori sul camper. Che cosa andiamo a fare oggi? Oggi è la giornata in cui inizierò a stuccare, a carteggiare e, tra l'altro, ormai è diventata una sfida personale, devo riuscire a smontare lui. Lavorarlo montato, sinceramente, non ne ho molta voglia, non verrebbe un lavoro fatto bene. Mi devo contraddire rispetto al video che ho fatto uscire, dove vi dicevo che l'avrei lasciato su, ma già che ci sono, abbiamo fatto 30, facciamo anche 31. Prima di continuare però ci tengo a dirvi 500 volte grazie. Grazie a voi e grazie alle vostre iscrizioni state dando vita a un progetto che avevo nel cassetto e che oggi potrebbe diventare realtà. So che ci sono canali con centinaia, migliaia di iscritti, canali molto più grandi di me, ma già essere arrivato a 500 iscritti vuol dire molto. Quindi, se anche tu vuoi far parte e vuoi aiutarmi nel progetto e non ti sei ancora iscritto, iscriviti e lascia un like. Grazie! Da che parte iniziamo? Allora, io inizierei proprio a fare l'ultimo lavoro che ho eseguito nel video precedente. Quindi, adesso vado a carteggiare la vetroresina, a carteggiare un po' il contorno dove è stata messa la vetroresina, per poi andare a stuccare. Inizio con una grana più grossa, una 2,40, per poi proseguire con una 3,20. Dopodiché il resto lo farò con una grana ancora più fina. Carteggiata grossolana fatta, ho cercato di pareggiare un po' tutte quante le linee del paraurti posteriore. Alla fine ho dovuto usare una grana 150 per iniziare, poi ho passato a una 3,20 perché in questo punto ero stato un po' più abbondante con i fogli di vetroresina e quindi si era creato uno scalino. L'ho pareggiato, adesso vado a stuccare. Stucco per vetroresina, ne metto poco alla volta in modo tale da non farlo indurire subito. Vado a mettere un filino di indurente, allora ne basta veramente poco in questo caso perché oggi fa caldo. Questo è uno stucco plastificante per le parti in vetroresina. Se vedete all'interno c'è qualche fibra di vetro. Mi ricorda quando lavoravo il cioccolato, quando facevo il cuoco e durante gli stage mi capitava appunto di lavorare il cioccolato. È più o meno la stessa cosa, dai. Non è facilissimo lavorare gli angoli, è sicuramente molto più facile lavorare le parti quelle dritte, però cerchiamo di dare un po' una forma a questo paraurti. Cerco di stare sempre un po' più abbondanti in modo tale da avere poi più margine per lavorarlo e levigarlo. Ecco, ovviamente indossate la mascherina se lavorate anche questo stucco perché fa un cattivo odore. Io adesso l'ho dimenticata, ma tra poco vado a metterla su.
Mentre aspetto che lo stucco si indurisca per poterlo lavorare, vado a smontare il paraurti anteriore. Per poter agevolare un po' il lavoro, vado a rimuovere la mascherina anteriore. Ho già tolto la freccia destra per poter accedere alle viti, ora vado a togliere la freccia sinistra. Ci sono un po' di viti che la sorreggono, ma sono tutte quante in vista. In questo modo dovrei avere un accesso facile alla staffa sinistra, che è proprio qua dietro. Da sopra o comunque da sotto non ci si arriva, perché oltre a tutti quanti i cavi c'è lo scarico del vebasto che va a intralciare un po' il passaggio, e ci sono anche i tubi del radiatore. Nella parte destra invece è un po' più facile, non da qua davanti ma da sotto, perché c'è più spazio. La staffa adesso non la vedete, ma è praticamente sotto al faro destro. Fatto questo, il paraurti dovrebbe venire via. Adesso senza mascherina dovrebbe vedersi meglio. Non so se riuscite a vedere, la staffa praticamente, anzi il bullone da 13 è proprio sotto al faro. Ce ne sono due da rimuovere, quindi due a sinistra e altri due a destra. Come vi dicevo, la parte sinistra proverò a rimuoverla direttamente da qua davanti, che ho più spazio. Per la parte destra invece andrò a lavorare da sotto. È con immenso piacere che annuncio lo smontaggio del paraurti anteriore. Mamma mia, Arturo, che bruttino che sei. Lasciatemelo dire, non è stata una passeggiata. Tra l'altro vorrei chiedere a mamma Fiat che cosa si fuma. Perché le due viti da 13 che vi dicevo poco fa, una si accede da sopra, l'altra è saldata nel telaietto del furgone, quindi del muso del furgone praticamente. Ma non avendo spazio di manovra, far uscire questa staffa qui dalla sede qui praticamente è difficilissimo. Ce l'ho fatta sforzando un po' il paraurti. Chiaramente per andare a rimetterlo su non andrò a sforzare, altrimenti lo rigo, anche perché va a battere direttamente qua sopra, e quindi molto probabilmente questa parte qui verrà tagliata. Anche perché, se vedete, questa è la staffa, quindi la vite che va a inserirsi qua sopra, e qui c'è la vite fissa con il bulloncino. Per smontarlo eventualmente avrei potuto togliere questi due bulloni. Il problema è che qua e qua non si può passare, perché ovviamente c'è la parte frontale della staffa del paraurti. Come si fa? Questo sì è più facile, ma questo smontarlo con la staffa, quindi con tutto il supporto montato, è pressoché impossibile. Ma sono contento del risultato. Bene, ragazzuoli e ragazzuole, questa è la situazione del paraurti anteriore nella parte bassa. Devo andare a togliere tutti questi supportini, insomma, che sono stati messi negli anni per non far rompere il paraurti, sia di qua che di là. Vado a pulire un po' le parti come ho fatto per il paraurti posteriore, vado leggermente a carteggiare le parti dove andrà la vetroresina e vado a riparare
la parte bassa del paraurti. Anche per oggi e solo per oggi dichiaro conclusi i lavori. Sono contento di questa giornata perché sono riuscito a smontare il paraurti anteriore. Mi dispiace non riuscire anche a verniciare, ma purtroppo con il vento che c'è in questo momento è praticamente impossibile. Dedicherò gli ultimi minuti adesso a preparare il paraurti anteriore. Nel prossimo episodio andremo a verniciare. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui e ci vediamo alla prossima puntata.